morning dopo 20 anni. Oddio, mi fa un po' strano dire la verità. Mamma mia, ragazzi, ho delle occhiaie comunque che sono agghiaccianti. Testimone il telefono che non ce l'ho. E appunto è tantissimo tempo veramente che non utilizzo la videocamera. Non si vede un cavolo. Sono le 8:16 della mattina di martedì 19 novembre. E stamattina volevo mettere un video a dire la verità, quindi infatti adesso lo devo caricare. Ovviamente quando io decido di prendere in mano la telecamera, batteria scarica. Genius! E niente, insomma, oggi passerò una giornata molto casereccia, starò a casa, poi la sera vado su da Marco. E niente, insomma, diciamo che queste sono le cose che più o meno devo fare perché domani ho mattino e poi praticamente non so più quando rivedrò Marco, quindi diciamo che ne approfitto anche per vederlo tutto questo perché poi vabbè, magari per i dettagli vi racconterò un po' più avanti, però lui questa settimana deve essere operato e quindi insomma starà un po' in ballo in ospedale e tutto quanto. Io comunque ho ancora tirocinio, sono ancora in tirocinio, ho gli ultimi tipo 5 turni, 6 turni, non mi ricordo più. Ed è anche finita questa esperienza. Mi dispiace tantissimo, credetemi, cioè veramente mi dispiace tanto perché a parte che a me non, cioè, nel senso io preferisco stare sul campo in generale, che praticamente avevo la videocamera scarica e mi si è scaricata, quindi ho perso il filo del discorso. Vi stavo dicendo, se non mi sbaglio, che comunque sia a me non piace andare in università, nel senso rimanere bloccata e non avere vita sociale effettivamente, perché segui le lezioni dalle 9 alle 18, è diverso che avere i turni in reparto, perché lo smonto la notte, le mattine, i pomeriggi te li puoi organizzare. Comunque sia, sai che hai degli impegni in base a quegli impegni lì, che sono appunto i turni del tirocinio, o comunque sono turni lavorativi alla fine, perché noi seguiamo i nostri assistenti di tirocinio, è diverso. Capite che, per esempio, io ho avuto un problema con il badge universitario. Se non avessi avuto tirocinio, io non so quando avrei potuto ritirare questo badge, perché comunque sia avrei dovuto fare un'assenza in università, di conseguenza, uno, balzare le lezioni, due, non avere la firma e quindi non avere la presenza. È vero che noi abbiamo il 30% di possibilità di fare assenze, però capite che mi girano i coglioni, perché noi dalle 9 alle 18 siamo sempre lì. Quindi diciamo che mi sento troppo male perché io finisco il 27 tirocinio e il 28 riprendo le lezioni. Cioè io non lo so, tra l'altro finisco con pomeriggio, quindi finirò la sera, tornerò la sera tardi, la mattina dopo devo andare in università. Forse balzerò il primo giorno di università, non lo so, cioè di lezione, scusatemi. Non lo so, adesso vedo perché sono. Cioè, sono comunque stanca. Ieri non sono più riuscita a fare niente. Io ieri dallo smonto ero rimbambita. Non lo so perché, purtroppo ad ogni smonto sono così, perché alla fine non riesco mai a riposarmi decentemente come magari uno dice, vabbè, dormi di notte, no? Eppure ho cercato di tirare a dormire, però alla fine sarò andata tipo a letto, così erano le 9:30, ora che mi sono addormentata ieri mattina erano le 10, a mezzogiorno e mezzo, così mi sono svegliata. E niente, insomma, quindi con questa giornata uggiosa a Milano iniziamo. Vi volevo parlare di questa cura che ho praticamente iniziato da poco. Aspettate che ho la finestra aperta e non si sente un cavolo. Dicevo che appunto ho iniziato questa cura da poco. E, di queste pastiglie qui della Phyto che servono per praticamente prevenire o comunque ridurre la caduta dei capelli e rinforzare un attimino le unghie. È una roba naturale, c'è dentro vitamina B2, B5, B6, B8, C, E, olio di borragine e zinco. Sono 90 capsule, sono due capsule da prendere al giorno la mattina. Io stamattina mi sentivo un po' con lo stomaco sotto sopra, quindi mi sono già presa un'enterogermina. In più sento che mi stia per venire l'amica C, ma non pronunciamola troppo, e ho finito gli integratori che di solito prendo quando mi faccio il ciclo. Cioè, infatti dopo devo scendere assolutamente in farmacia a prenderle perché sennò io impazzisco. Mi devo prendere queste. Non so effettivamente dirvi se mi trovo bene, se mi trovo male, perché sono. Allora, quando è che mi sono arrivati? Oggi è il 19, ho iniziato sabato. Ho iniziato proprio sabato mattina. Adesso non so effettivamente dirvi
se funzioni o meno. Ho sentito pareri molto discordanti. L'anno scorso, comunque, gli altri anni io utilizzavo il Bioscalin. Forse la scatola ce la dovrei avere ancora da qualche parte. Tutti questi integratori qui per i capelli, per le unghie, eccetera, puzzano come non so cosa. A me non piacciono per niente. Però vabbè, ho detto, dato che la Ludovica, la mia amica Ludo, che anche lei ha un canale qui su YouTube, di cui vi lascerò il link nell'info box, allora Ludo mi ha detto che con questi lei si è sempre trovata bene, perché appunto anche lei con la bioscalina aveva riscontrato il mio stesso identico problema, ovvero la ricrescita molto rapida di tutti i peli in generale. È vero che te li rinforza il bioscalin perché funziona, ma se vi dà fastidio questa cosa, tanto vale provare qualcos'altro. Appunto, li ho presi su Amazon per 26 euro e qualcosa, tra 26 e 27 euro, era tipo 26,90, una roba del genere, quindi facciamo 27 euro. E un pacchetto proprio da 3 mesi, e anche perché comunque risparmiate un sacco, perché tipo il prezzo effettivamente in negozio è tipo circa di 70 euro. Questi integratori io lo so benissimo che costano, cioè anche quelli della Bioscalin costano tantissimo, però boh, cosa devo fare? Sinceramente in questo periodo qui ho veramente una caduta di capelli che è agghiacciante. Poi contate che io vengo da un permanente, semi-permanente che non se ne voleva più andare via, quindi ho anche le unghie che si sono un po' rovinate. È vero che adesso col tirocinio comunque sia, non le ho stressate, non ci ho messo niente sopra, eccetera, però quando adesso finirò tirocinio avrò intenzione comunque sia di farmi un semipermanente e quindi volevo un attimino anche rinforzarle perché ho ancora la parte dell'unghia. Allora, non si vede benissimo, però ho ancora una parte di unghia che è questa qui, perché questa qui è quella nuova, che è un po' rovinata. Tra l'altro volevo farvi vedere che praticamente mi sono presa queste string lights, praticamente. Sono come queste qua, guardate. Queste, ok? Che immagino che queste qua non si accenderanno più. No, beh, qualcosa si accende ancora, ma proprio, infatti dovrei cambiare la batteria. E per appunto poter mettere le foto, cioè fatto apposta il pacchetto, l'ho preso su Amazon. Ecco, qua dietro si vede meglio. Guardate che figata. Ah, è stupendo. E l'ho pagato tipo 7 euro anziché 14, una roba del genere su Amazon, perché c'erano delle prevendite di Black Friday, una roba del genere. Bellissimo, bellissimissimissimo. Ah, che puzza sto coso. Ah. Penso tra l'altro che a breve mi farò una tisana, magari mi faccio questa. Non lo so, vabbè, adesso vedo un attimino. Oppure magari mi faccio questa alla malva. Questo è caffè verde che non beve neanche più nessuno. Questo qui invece è una tisana che tra l'altro vi consiglio, però di questo marchio qua che non so dove si prenda. Ah, ok, in questo negozio qui, l'MD, non mi piace tantissimo. Ce n'è un altro di un altro marchio, penso della Bonomelli, con lo zenzero al limone, che è molto più buono. Solo che non lo so, io quelli della Bonomelli non riesco a trovarli. Comunque, adesso vedo che cosa farmi, però prima di tutto ho deciso che mi sparo un caffè. Questa qui tra l'altro era vecchissima. Questa qui era un coso. Questo qui era un coso vecchio che avevo comprato a Londra le prime volte che ero andata, ma penso nel 2015. Comunque, queste qui sono le caps che uso per la mia macchinetta. Anche se lo so benissimo che inquina un sacco, però purtroppo, cioè, almeno una volta al giorno, se sono qua a casa, usiamo queste. Vi farò vedere stasera, da Marco delle, come si dice, la macchinetta che lui utilizza della De'Longhi, che è una macchinetta stupenda. Dicevo che appunto questa macchinetta è della De'Longhi che si è comprata col braccio, e dove vabbè, puoi mettere o il caffè, quello normale macinato che utilizzate per la moka, oppure lui si è preso le cialde della Borbone sempre su Amazon. No, noi ormai, cioè io ormai sono anni che acquisto su Amazon e perché ho anche Amazon Prime, quindi sono una cliente ormai fidata da tantissimi anni, comunque sono controluce, perdonatemi.
Lui, cioè, da quando praticamente ci conosciamo, penso che su Amazon abbia comprato una marea di roba e si è preso questa macchinetta dove all'inizio non è che si trovasse molto bene, invece poi dopo abbiamo cioè, lui più che altro ha trovato un po' la soluzione per appunto imparare a fare il caffè, proprio il caffè di giù, ok? Che non è il caffè che si fa qua a Milano. Madonna, che odio questa pioggia, cioè. Allora, ne approfitto anche adesso, soprattutto perché ce li ho ancora qui, poi comunque stasera non dormo qui, quindi penso che il mio letto diventerà deposito di vestiti. Volevo farvi vedere praticamente dei vestiti che mi sono arrivati da Capshi, o comunque dei capi. Allora, io ho scelto comunque anche i costumi, anche se è inverno, anche se comunque magari non li utilizzerò più di tanto, perché mi piacciono comunque i loro costumi, lo sapete che mi ci sono sempre trovata bene. E poi perché ho scelto, secondo me, due costumi molto ma molto carini. Allora, il primo è questo qui. Io ancora, cioè, guardate, ve li avevo fatti vedere, ho fatto qualche storia su Instagram, li ho lasciati così. Vabbè, questo qui è un costume doppio pezzo, due pezzi, che però è reversible, vedete? Quindi questa parte qua, cioè anche questa qua con le righe fatta così è molto carina. Sul sito ce n'è una esclusivamente così, con le righe. Però mi piaceva proprio l'idea del fatto che magari, che ne so, se dovete andare via solo 1 o 2 giorni, potete rigirarvi il costume. Ed è una figata secondo me, perché comunque sia, è come avere due costumi in uno. E questo l'ho provato e mi sta, quindi è perfetto. Ah! Altra cosa che vi volevo dire, mi piace anche tantissimo il fatto che dietro sia bello così fasciante, non so come dirvi, sì, fasciante, ecco il termine giusto, proprio perché cioè, calza molto bene, eccomi. Questa è la parte di sotto, ma è una mutanda normalissima, come potete vedere, fatta così. No, a me piace molto. L'altro costume è questo qui, che è a pezzo unico, vedete? Qua scende a V. E anche questo mi sta, perfetto. Dietro è così. È bello anche fasciante questo, cioè comunque sia, nonostante sia un costume intero e io l'ho scelto apposta perché a me i costumi interi piacciono tantissimo, devo dire che questo qui, anche rispetto a un altro che avevo utilizzato quest'estate, mi piace veramente tantissimo. Quindi l'ho scelto apposta, cioè questi sono stati scelti accuratamente. Ma veniamo al capo più bello. Devo essere sincera, questa gonna io quando l'ho vista all'inizio, dato che ho comprato di recente gli stivali pitonati, ho detto no, vabbè, cioè questa gonna deve essere mia. E ovviamente non è vero perché si sente anche dal tessuto, però devo dire una cosa, dal vivo, se voi guardate il tessuto proprio dal vivo, cioè, non sembra comunque per niente una cinesata, ecco. Questo è quello che volevo farvi capire. Dietro, appunto, alla cerniera, questa qui con i bottoni e la parte davanti. L'unica cosa è che mi sta leggermente larga. Cioè, perché in teoria si dovrebbe portare a vita alta. Questa, se non mi sbaglio, è una S. Vabbè, comunque, da qualche parte c'era scritto la. Oppure, io non mi ricordo se avevo chiesto una S o una XS, perché avevo paura che la XS fosse troppo stretta e invece mi sono pentita. Però con un cinturino, perché vedete che qua comunque potete infilare una cintura, sono a posto, oppure semplicemente indosserò la gonnellina con cioè, non a vita proprio alta alta, ma un filo più bassa, oppure semplicemente penso che me la farò stringere. Devo dire che questa gonna a me piace tantissimo, cioè, ma veramente tantissimo. Adesso se riesco a ritrovarvi le clip di quando avevo pubblicato le storie su Instagram, ve lo faccio vedere. Ragazzuole, questa gonna ve la faccio vedere subito. Allora, mi sta un po' larga, a meno che non la tenga leggermente a vita bassa. Però in teoria questa sarebbe una gonna da portare così. È stupenda, a me piace un botto. Perché, cioè, secondo me merita. Comunque lì vedete che un pochettino mi sta largo. Bello, 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 bello. Allora, per ultimo c'è questo vestito di cui non sono molto convinta. Nel senso, è bello. Ho preso una S anche qui, però forse avrei dovuto prendere una XS, anche se fin qua mi fascia abbastanza. C'è questa parte qui, ok, che dovrebbe stare sul fianco, che non è che mi piaccia tantissimo, dietro mi fa una specie di ribombatura. E però scende giù, che è una meraviglia, cioè nel senso non è né troppo aderente, ma secondo me è il fatto che questo tipo di vestito dovrebbe essere aderente e che io ho preso una S e non una XS. Però mi piace.
Infatti penso che anche questo me lo farò stringere, così almeno evito, insomma, di darlo via o comunque di buttarlo, perché comunque sia, secondo me, nonostante la semplicità del vestito, è un vestito che voi potete utilizzare in qualsiasi occasione. E qua è pizzoso, come potete vedere, però la cosa che, cioè, che mi ha colpito tantissimo di questo vestito è che il tessuto è assolutamente, assolutamente valido. Ci sono tanti vestiti che voi magari prendete online, guardate il tessuto e dite vabbè sì, mi durerà un anno, poi dopo tot lavaggi si slargherà tutto. Invece questo è proprio fasciante, cioè è bello, insomma, è anche bello formante questo tessuto qui. Quindi poi questo pizzo è spesso, cioè non è un pizzo che dite oh mio Dio, è tutto smollato. Invece no, cioè io adesso lo sto tirando e lo sto tirando anche abbastanza forte. E cioè veramente la qualità super di questo sito. Allora, vi faccio vedere anche la targa, che è questa. Vi ho fatto vedere tutti i capi, questa appunto è stata una collaborazione, loro appunto mi hanno ricontattata perché era piaciuto parecchio il vecchio vestito, sì, il vecchio vestito, il vecchio video haul, perché avevo fatto un video haul, se non mi sbaglio, quest'estate dei loro costumi, ecco. E dato che appunto loro, devo essere sincera, loro mi avevano chiesto esclusivamente di scegliere dei costumi. Però io mi sono detta, cioè gliel'ho detto proprio, ho detto guardate che qua adesso è inverno, cioè nel senso, sì ok, io posso anche far vedere all'interno di un mio video dei costumi, però capite che non ha senso, quindi per questo ho fatto questa cernita, ho detto prendo due costumi, perché comunque sia sì, i costumi di Capshi io li approvo e a me piacciono tantissimo, lo sapete. Dovete stare sempre molto attenti alle taglie purtroppo, questo è quello che mi sento di dirvi. Invece, per quanto riguarda i capi, sono stata io un po' babba a non fidarmi di prendere la XS, però forse avrei dovuto prendere una XS. Nel senso che se siete molto esili, se siete comunque anche molto mignon, non vi conviene prendere la S, prendete la XS e andate sul sicuro. Altrimenti, appunto, se siete comunque abbastanza alte, siete comunque magre, ma avete un po' di forme, anche solo banalmente il seno, per esempio, mi viene da pensare, prendete la S. O addirittura prendete la M. Devo dire che però questo sito non è che ha esclusivamente costumi. È vero che è stato creato principalmente per i costumi, però comunque potete vedere che, per esempio, io ho preso la gonna perché quando l'ho vista ho detto no, vabbè, qui io questa gonna la voglio. Ci sono tante altre cose, non è che per forza ci sono solo esclusivamente costumi, ecco. Io ho anche l'applicazione sul cellulare, quindi allora ve la faccio vedere, si vede? No, forse si vede. Comunque, ho l'app sul cellulare, magari zoom un attimo. Potete anche appunto tranquillamente ordinare dall'applicazione perché comunque funziona. Ci sono altre applicazioni che non funzionano, quindi io sto anche molto attenta a questo perché tante volte mi viene il nervoso perché magari uno dice, vabbè, non è che ho sempre il computer sotto mano, no? Avere l'applicazione effettivamente è molto, ma molto, molto utile. Mi hanno dato appunto tipo il 20% di sconto, ma comunque intanto o lo scrivo in sovraimpressione e se andate a vedere nell'info box vedete tutti i capi che io ho scelto e vi metto anche appunto il sito così almeno avete tutto sotto mano e appunto il 20% di sconto con il codice BF19. E insomma, in questo periodo qui, zia, vabbè. Comunque, in questo periodo qui, appunto, potete anche andare a spulciare. E secondo me, per esempio, anche i costumi, dato che comunque sia, sì, i loro costumi sono economici, ma neanche più di tanto. Potreste approfittarne, magari dividere le spese con una vostra amica e poi avere appunto lo sconto del 20% con un tetto massimo di spesa con un tetto massimo, come sto parlando, sto male, con una spesa minima di 65 euro. Sto cercando di finire il pie, il mio elaborato. Sono già le 10, ma devo muovere. Mamma mia, ragazzi, cioè ogni deber io ho questo bruttissimo difetto che magari scrivo una cosa, poi la rileggo, non mi piace, inizio a cambiare, a disfare, ma ci sto tipo mezz'ora su una cazzo di frase. Cioè, non è possibile. Vabbè, comunque sia, niente. Io devo finire assolutamente questa cosa qui. E
e poi mi devo anche fare un bagno. Devo studiare, poi mi preparo e vado su da Marco. Allora, rieccomi ritornata dopo tipo un lasso di tempo che è passato, perché comunque sia ho, come si dice, vabbè, non ho finito l'elaborato che stavo finendo, cioè che stavo facendo, scusatemi, e quindi penso che domani lo dovrò fare assolutamente, però volevo farvi vedere una cosa. Allora, intanto no, dirvi una cosa e farvi vedere una cosa. E volevo farvi vedere che io non so se effettivamente ne ho mai parlato in qualche video in particolare, ma non penso. Mi sono comprata un po' di tempo fa, no, infatti non penso di avervene parlato, boh. Questi, diciamo, copri asciugamani, insomma, per i capelli. Volevo farvi vedere come sono fatti. Sono praticamente fatti così, sono in microfibra. Vedete? Ok, questo qui è di mia mamma e lei di solito lo utilizza in piscina. Fatto così, ovviamente voi mettete la testa così, ok? Girate e girate all'indietro. Quindi io diciamo che questo qui che ho blu, questo qui è il mio, di solito lo metto così. No, perché ho scelto di utilizzare questi, di non di utilizzare più gli asciugamani? Di solito tendenzialmente ormai tendiamo ad utilizzare asciugamani, anche quelli grossi o comunque accappatoi, come potete vedere in microfibra. Uno ti risparmia un sacco di spazio e due comunque sia sono anche, cioè, molto più semplici da lavare, non è che dovete stare lì più di tanto, ecco. E poi soprattutto io, che a volte vado in piscina, utilizzare questo lo preferisco rispetto agli accappatoi, quelli vecchi pesanti. Cioè, io ho fatto per tanti anni piscina e mi ricordo mi ricordo che ora che d'inverno che si asciugavano le cose, campacavallo che l'erba cresce. Comunque sia, volevo citarvi questi perché due li ho pagati tipo 11 euro, e in teoria dovrebbero praticamente, una volta che voi li mettete, fate tutte le vostre cose, vi fate le maschere, no, io adesso non mi farò nessuna maschera, l'unica cosa che mi metto è la crema per il corpo. Però ci tenevo a farveli vedere perché in teoria dovrebbero ridurre il tempo di asciugatura dei capelli, proprio perché tendono proprio ad assorbire per bene come si dice, l'acqua, ok? Insomma, altra cosa che vi volevo dire era che praticamente adesso vi faccio partire un po' di clip, perché oggi pomeriggio, oltre ad aver studiato, insomma, per l'elaborato, ad aver lavorato per l'elaborato del tirocinio, mi è arrivato un pacco di Swipee, ma comunque sia un sito che vende iPhone ricondizionati. E devo dire che la scelta di optare per un iPhone ricondizionato, cioè tornare indietro, io sinceramente tutti quei soldi che ho speso per il mio iPhone XR non li avrei mai più spesi. E probabilmente mi sarei preso un telefono lì, cioè a sapere che quel sito era effettivamente affidabile. Io l'ho visto sponsorizzato, no, non era sponsorizzato perché era una collaborazione, da Elettra Lastra, che appunto anche lei ha qui, è una fashion blogger che ha un canale appunto su Instagram e su YouTube, e XS Max, una roba del genere, non mi ricordo che modello si sia presa, e aveva lasciato 10 euro di codice sconto per coloro che avrebbero appunto comprato, comunque avrebbero deciso di comprarsi un iPhone ricondizionato lì. E devo dire che io ho preso l'iPhone S a mio papà, e che lui non ha mai avuto iPhone, cose del genere, ed è arrivato, cioè ve lo giuro, in condizioni ottime. Cioè, la cosa proprio che si vede di questo iPhone, perché comunque sia, è vero, è stato riformattato e tutto quanto, però comunque è un iPhone effettivamente usato, che dietro sulla mela, dato che è un modello vecchio, l'SE, ed è lucido, si vede una leggera rigata. Ma credetemi, a parte quello, funziona da Dio, cioè è perfetto, e comunque l'abbiamo pagato tipo 189 euro. Le spese di spedizione costano 13,90 se ve lo volete far inviare entro 3 giorni. Io ve lo consiglio comunque, poi vedete voi, cioè di fare la spesa di spedizione più accelerata, però con il codice sconto appunto di Elettra, che l'ho pagato 10 euro in meno, e quindi è come se avessi pagato le spese di spedizione 3,90 euro. Perciò sinceramente abbiamo provato ad accenderlo, l'ho impostato, gli ho spiegato un attimino un po' le cose eccetera, ed era anche tutto super contento, anche se effettivamente non è un iPhone nuovo, però devo dire che, cioè, è arrivato veramente in ottime condizioni. Quindi io, dato che ci sono praticamente determinati gradi, grado A, B, C, di come è fatto il telefono, quindi più il grado è, per esempio, A++, è praticamente quasi nuovo.
più scali di lettera, A, B, C, E, e più magari lo puoi trovare con un minimo di difetto, eccetera. Più che altro estetico, perché tanto comunque appunto sono iPhone ricondizionati, quindi diciamo che sono proprio riformatati e resettati da zero. Mi piace tantissimo quella pagina, per quello ho detto, vabbè, magari può essere utile soprattutto per voi, ho detto, dato che comunque io ci ho acquistato e non è assolutamente una sponsorizzazione questa, non è pubblicità, non è manco una collaborazione. Però col fatto che io l'ho trovato utile ed è un buon compromesso di qualità prezzo, perché alla fine ammettiamolo, cioè nel senso ormai, oggigiorno 2019, la maggior parte delle persone prende Apple. Però secondo me prendersi un iPhone ricondizionato ci sta alla grande, soprattutto se alla fine è in buone condizioni e non è un problema, insomma, per voi prendere comunque un iPhone che è stato utilizzato precedentemente. La cosa carina di quella pagina è che poi c'è anche la pagina dedicata all'ecosostenibilità, del fatto che effettivamente comprare un iPhone ricondizionato rispetto a un iPhone in negozio è molto più ecosostenibile rispetto a, appunto, che andare all'Apple Store. Però comunque sia, sono resettati da capo, quindi voi avete il vostro iPhone, impostate tutte le varie cose e funziona, perché quello di papà funziona. E non lo so, sono contenta, insomma, anche perché anche lui ha iniziato a far parte della famiglia Apple. Ancora con la barba. Ancora Buongiorno. Questo qui, questa è la macchinetta che vi stavo dicendo ieri. Non so se si vede. Comunque questa, vedete come fa il caffè? È buono. Ne approfitto per dare una conclusione a questo vlog. Scusate, ieri alla fine non mi sono più messa a filmare una mazza. Però penso che il video sia già durato abbastanza, insomma stamattina ho turno 1 e sono già le 6:19 della mattina, quindi penso che andrò. Io spero che appunto anche questi video un po' casereccci vi siano piaciuti e ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Buona giornata!